Quest'oggi, mia regina, partiremo per un viaggio alla conquista del mondo. Sei pronta, mia cara? Brindiamo alla nostra nuova avventura, Steph! Ubriachiamoci, forza! Non puoi farlo, Fere. Sì che posso. Non puoi, smettila, sì smettila, non dobbiamo viaggiare. Tutto, Steph. Non puoi bere prima è del viaggio. Ah, sarà un duro viaggio. Hey ragazzi, come va? Io sono Fereniki. E sono Steph, che si gioca a Sea of Thieves. E finalmente siamo nel gioco che tutti stanno aspettando. Steph, sei pronto a prendere il mare e salpare insieme a me? Ma che domande mi fai? Ma lo sai benissimo che stavo aspettando un gioco di pirati dal 2001, Fer. Ma finalmente che dal 2001? Me l'hanno dalla dato. Nostra nascita, sono felicissimo. Steph. Allora, calmi tutti. In primis, abbiamo una piccola barchetta che si può guidare in due, quindi saremo io e Fere ad andare in giro per i mari, ad esplorare, a cercare isole e ovviamente tesori. Ma prima di andare, ovviamente, siamo nell'isola iniziale dove possiamo ovviamente controllare un po' di cose e prepararci per il viaggio. Allora, Fere, ti devo spiegare un pochino come funzionano i pirati, perché tu, secondo me, non sei molto esperta rispetto a Steph, che sei io benissimo. Guardo One Piece, Steph, non ne basta, so più di te, non mi basta. Dispiace. Allora, se tu premi Q, Fere, hai un sacco di utensili, ti spiegherò okay come funziona ad esempio la bussola. Prendivano la bussola? Presa. Ok, vedi che praticamente si muove? Tu devi girarti e vedere dove è il nord. Giustamente. Quindi guardi dove è il nord e cammini sempre dritta, ok? Così funzionano le bussole, Fere. Lo so che non lo conoscevi. Non penso funzioni così. Ti ha stupito. Così, no, non però penso. Adesso possiamo andare avanti. Il prossimo utensile, questo qua, è il secchiello, Fere. Cosa serve il secchiello? Praticamente quando Steph si schianterà sulle isole e la barca inizierà ad avere acqua dentro, perché iniziano a farsi buchi, a rimbarcare acqua, un delirio, tu dovrai andare lì col secchiello, togliere l'acqua e buttarla via. Questo so benissimo a cosa serve, perché ieri abbiamo provato un po' a giocarci e Steph non ha fatto altro che schiantarsi contro gli scogli e contro le isole. Quindi io cercavo di riparare la nave, poi, togliere l'acqua, è stato poi molto traumatico. Una cosa Steph importante prima del secchiello è usare le assi di legno per tappare i buchi che Steph farà schiantando, certo. Sì, comunque era importante. Poi abbiamo anche questa, che è la pala per cercare i tesori. Ad esempio, magari qua a fortuna trovi un tesoro, e invece no. Però quando andremo nelle isole col tesoro dovrei usare la pala per trovarlo, ovviamente. Infine, uno dei miei oggetti preferiti, il cannocchiale. Con questo, ovviamente è scarsissimo perché è il primo. Eh beh, certo. Puoi vedere più avanti. Quindi starei sopra nell'albero maestro Fere e guarderei col cannocchiale cercando delle nuove isole dove potremmo andare, che è fantastico. Però ultima cosa prima di iniziare il nostro viaggio, so mi sembra doveroso fare una canzone. Ma c'è capitata triste, riparti, ferma, vai. Qualcosa di allegro. Ok, ok. È un po' macabro, volevo qualcosa ci siamo di molto, molto allegro per il viaggio, no? Steph e Fere partiranno per il viaggio e il tesoro troveranno. Ok, basta. Finita così questa canzone, ti prego, Steph, ok? È stata bellissima. Possiamo andare. Allora, non ci serve nulla in questo posto. Aspetta, bruttissimo. Aspetta, Steph, ma dimmi, che ne dici di prendere una missione? Ce l'abbiamo già. No, io non ce l'ho. Sì. No. Sì, 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 no, sì, no, sì. No, l'ho persa. Le scorte di Capitan Bones, cara forse mia. Forse la puoi mettere tu nella nave, io la posso penso accettare. Penso proprio perché di sì. Non ce l'ho, non ce l'ho, non so venga perché com'è mi è sparita. Quindi venga com'è. Allora, questa è la nostra piccola barchetta. Okay. È appunto a due posti, quindi non dovremo avere grossi problemi. Ci sta comunque per iniziare, dai. Ci sono anche dai i cannoni, Fere. Guarda che belli cannoni qua, Questo è il mio posto. Ecco qua. Felice. Vorrei far vedere una cosa, ma le stupidaggini saranno in futuro. Per ora pensiamo a giocare in modo serio. Comunque, allora, noi dobbiamo andare qui. Da qui praticamente abbiamo la visione di tutte le isole e dobbiamo appunto cercare le isole dove ci sono i tesori. Ok, okay, Fera ha votato. Voto votato anche io. E okay ci siamo, le scorte di Captain Bones. Questa qua sarà la nostra prima Captain avventura Bones. E dobbiamo riuscire a trovare l'isola giusta. Ti faccio vedere. Praticamente se tu tieni premuto E ti fa vedere una piccola isola. Ok. Quindi tu adesso devi ricordare un po' questa forma qua. Ok. Ok, sembra andare la testa di un cane. Quindi cerchiamo okay un'isola che assomiglia andare alla qui testa e dammi una un mano cane e guardare. E dobbiamo okay trovare la testa del cane. Mettele il segno e poi si parte. Questa no. Questa no. Non è facile da trovare la testa no, di certo, cane. No, certo, qui stiamo guardando entrambi e non si capisce nulla. Allora, okay, vediamo un pochettino. Secondo me comunque è piccola. Anche secondo però me però non troppo. Ma questa qua? Questa è questa. Lookout point? Lookout point. Siamo vedi sicuri? Che comunque è abbastanza vicina. Sì, metti il segno. Ok, allora, praticamente devo andare tutto dritto. Mi dovrei ovviamente dare tu le indicazioni. No. Sì, Fere. Io non faccio il navigatore. Fere, io sono il capitano. Io voglio fare l'ingegnere.
L'ingegnere? Sì, è anche un po' il carpentiere. Non ci serve l'ingegnere. Allora, e poi non puoi fare Franky di One Piece, quindi smettila. Mi è comunque scoperto. Che era difficile, vero? Io sarò Capitan Steph. Deve essere Franky. Quando vai. Siamo nella barca mi dovrei capitare a chiamare Capitan Steph. Altrimenti cosa neanche rispondo. Capitan Steph. No, mi dovrei chiamare Capitan Steph. Ripeti Capitan Steph, Fere. Non ha rispetto. La metto già in prigione. Allora, a non parte puoi. Gli scherzi. Vieni qui con me. Metti le vele. Ok. Adesso guardate quanto è impranata. Allora, aspetta, lunghezza vela, ecco qua. Ok. Guarda, ole, spiegate, okay. Steph. Perfetto, adesso toglimi l'ancora. Ok, è qui. Vai. Vado. Vai, forza. E ci vuole un po' di tempo, Steph, perché è pesante, sono da sola. Se magari mi aiuti, forse ce ne mettiamo. No, io sono meno. Il capitano. Anche tu devi levare l'ancora. Ok, fatto. Ok, perfetto. A questo punto dobbiamo andare sempre dritti, ok. Vado a vedere la rotta. Vai a vedere la rotta, okay. E mi dici sinistra e destra. Io comunque qua, come potete vedere, ho anche una bussola per guidare la nostra bellissima barca. E guardate già che spettacolo. Cioè, il mare è meraviglioso. Ci sono delle musiche fantastiche. Raddrizzati, Steph, stai sbagliando. Sì, non so bene perché, ma queste onde mi stanno spingendo un po' verso sinistra. Ho notato. Adesso sistemo la rotta, stai tranquilla. Ti devo sistemare le vele per caso, perché le possiamo anche angolare in base al ma vento. Ma dai, eh? Secondo me non c'è troppo bisogno. Secondo me stiamo andando abbastanza bene. Fammi vedere. Il vento lo stiamo prendendo in pieno, quindi va bene così. Ok, fai vedere? Controllo? Sì, stiamo andando bene, Fer. Okay, stiamo andando perfetto. Bene. Perfetto, tanto se devi andare dritto, è puoi quella, salire, Steph. Nella torretta. Aspetta, dove? Qua, sì. Perché bello. Così vedi dall'alto le okay. cose ed è fantastico. Fere. Allora, volevo premere F per la scala. È suonato ma la campana. Mi ha suonato la campana. Sì, però vabbè, complimenti. Giusto. Dlin, arriviamo. Certo, non ti giustificare. Stanno arrivando i pirati, Steph e Fere. Ok, allora, cosa vedi, Fere? Un'isola. Ma davvero? Sì, un'altra isola. Non l'avrei mai detto. Vedo almeno 10 isole, sinceramente. Lo se so. Mi guardo intorno, perché è un punto in cui ci sono tante. Il mare è un po' mosso oggi, sì, eh. Sì, ho notato. C'è non un è po' proprio di tranquillissimo. Sì. Allora, inizia a scendere, perché fra un po' dobbiamo ammanare le vele e prepararci a gettare l'ancora. Però prima di tutto ci vogliamo avvicinare ancora un po'. Sono perché... caduta, Steph. Da lì sopra, sì, ho mancato okay. la pensavo scala. In acqua, sarebbe stato un problema. No, ci sono gli squali in acqua, che esatto. sei pazzo. Che infatti sei quello pazzo. Che volevo dire, attenzione. Lookout point. Siamo vicini, fai a mano alle vele. Aspetta, vado. Vai veloce. Vado, corro veloce per le vele. Veloce che ci schiantiamo. Cazzo vela. Ok. Alziamole. Brava, veloce. Okay, quando c'è il vento via. È più difficile, ci vuole molto so, di più. Lo so, ci vuole molto di più. Ok. Ok, tirate tutte su. Adesso tirami l'ancora. Però aspetta. Aspetta, il tempismo bisogna azzeccarlo bene con una nave, lo non so, è semplice. E tu non azzecchi perché ogni volta ti schianti contro le rocce, sei pronto? Vado. C'è una butto bella l'ancora. Notatina, eh. Okay. Vai. Vado. Vai. Oh, ho gettato, Steph. Yes. Okay. Ho già girato la barca pronta ad andare via, ok? Però, Steph. Dimmi. Siamo un botto lontani. Io non voglio fare tutta sta parte a nuoto. Beh, Fere, controlla se ci sono gli squali. No, c'è Pasquale sicuro, C'è Pasquale, vero? Sì, c'è Pasquale. Porca miseria. Ne ho già ucciso uno di Pasquale, te lo dico, Stavo nuotando, no? La voglio raccontare sta cosa. Ieri, proprio, io apro il gioco. Nuoto in riva 2 secondi. Steph mi urla, esci dall'acqua. Io, scusa, ma perché dovrei uscire dall'acqua? Mi giro, avevo uno squalo dietro. Ma proprio in riva, neanche in mezzo all'oceano. Già, in riva. Confermo in riva. Tutto, è stato bellissimo, io stavo ridendo. È stato dopodiché, un infarto gratuito. Dopodiché, nello stesso istante, avevamo parcheggiato la barca e ci siamo accorti che aveva preso troppa acqua ed è affondata. Mentre sì, noi eravamo in un'isola. Ci giriamo, cioè non solo vedi lo squalo, ti giri, ti affonda la nave. E stavamo piangendo dal ridere. Comunque, siamo nell'isola giusta. Adesso Fred devi prendere in mano la mappa. Okay. E devi tenere premuto E per farlo. Lo so. Allora, non è semplice capire. Allora, la X tecnicamente dove c'è il tesoro, sì, la X rossa, però giusto? Però noi dove siamo? Secondo me noi siamo nella punta e dobbiamo andare tutto in fondo, nella parte più allora, alta. Allora, sai che dobbiamo fare, secondo me? Cercare di andare in qualche punto alto. Abbiamo un punto no, alto. No, guarda, Fere, ascolta. Tanto okay, lo sappiamo benissimo okay. che tu la mappa e l'orientamento. No, ma ce l'avrei fatta, schifo. Steph. Ce l'avrei fatta. Non ce la faresti mai. Cosa sono queste gabbie, Steph? Sono cose strane in questo. La devo ignorare. Concentrati, Steph. Questo è questa roba qui. Qui c'è il carretto. Mm-hmm. Quindi, secondo me, è qua così. Ok, Fere. Ti vieni ho perso, qua. Steph. Eccoti. Prendi la pala. Qui? Sì. Sicuro? Sì. Vado? Vai. In questo punto? Qui, Fere. L'ho sentito. Adesso, eccolo! Adesso mi devi dire chi è il miglior capitano. Ma io sarei dillo, andata dillo. Dall'altra parte dell'isola. Dillo chi è il miglior capitano, Fere. Steph! Guardate il tesoro. Il nostro primo tesoro. Ce l'abbiamo fatto.
Viaggio completato. Raccogli il forziere del navigatore. Guardami, subito, Steph, appena vede i soldi. È soldi, già bella che è pronta. Saremo ricchi, Steph. Mi potrò comprare dei vestiti nuovi, secondo spero te, di per sì. essere un vero pirata, ancora più pirata? Lo spero, lo spero, lo spero. Ok, Ferre, dobbiamo tornare ovviamente nella nostra fantasticissima barca. Vedo se c'è anche qualcosa da rubare in questi barili, nel mentre, visto che ci siamo. Palla di canone, sì, ce le portiamo via. Ottimo. Banane ottimo. Buone, le banane sono buonissime. Io anche bisogno nostro, di una banana fonte perché di cibo. Sono caduta prima. Vabbè, te le prendi dopo. Aste di legno, perfetto. Ok, adesso dobbiamo sperare che non ci sia uno squalo. Ah, per di più, di fronte a noi c'è una tempesta, Fere. Ok, aiuto, l'ho visto. Ho visto i fulmini in questo momento. Non promette niente di buono. Allora, io corro senza guardarmi indietro. Se mi no, sto controllando io sott'acqua. Tutto a posto. Prometto che non ci sono squali in questo momento. No, lo spero, okay? spero. Corri, Fere, corri, corri, corri. Stiamo per arrivare finalmente nella nostra barchetta col primo tesoro. Ma secondo te cosa dobbiamo farci? Lo dobbiamo vendere? Cosa dobbiamo fare? Probabilmente vado a metterlo al sicuro, Stefano. Sì, nella zona da capitano. Qui, 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 esatto, appoggia qua. Perfetto. Oh yes. Allora, fammi vedere meglio dove è la tempesta. Sembra che comunque sia proprio nella zona in cui noi dobbiamo andare. Però dovremmo riuscire ad evitarla abbastanza facilmente. Quindi dammi una mano a togliere l'ancora. Ok, dove sei? Qua, c'è bella. Troppo buio, non vedo lo niente. Lo so, okay, non è semplice la notte. Ok, 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 ce l'ho fatta da solo. Perfetto, okay, perfetto. Rimetti la vela. Vado. Io devo mirare verso sinistra. Allora, okay, vado a controllare se ti stai posizionando giusto. Esatto. Perché magari ti confondi con qualche altra isola. Vai, 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 vai. Sono quasi genere. Sicuro che sia questa. Sì, sei giusto. Vero? Perfetto. Devi dare un altro pochettino più a sinistra. Tranquilla, cioè tranquilla, tranquilla. Okay. Tanto la vedo, quindi sono okay, totalmente a posto. Perfetto, vai dritto e siamo arrivati. Ok, ok, Fere, a mano alle vele. Siamo getto praticamente l'ancora. Arrivati. E questa vele. E quindi leviamo. Aspetta, esatto. Togli prima le vele e poi getta l'ancora. È difficilissimo. Quando ci va il vento, è davvero. Fere, getta l'ancora veloce. Ci stiamo aspetta, per scattare. E sto tirando sulla vela. Mi hai fatto fare troppe robe. La sto gettando adesso. Okay. Steph, aiuto. Sfrutto il fatto che cade l'ancora per nel mentre far girare anche la nave. Guardate, okay, questa roba è molto utile. Perché così, nel caso, saremo pronti a un altro viaggio. Allora, prendiamo il tesoro. Sì, ci pensi tu? Sì. Ok, vai. Eccomi qua. Mamma mia, è pesante. Vado. Ok. Sì, che è pesante. Controllo se ci sono squali. Mi sembra tutto a posto. Perfetto. Andiamo, occhio che vanno fino alla riva loro, Lo sono so. Infami, lo Steph. So, li ho già visti fin troppe volte. Fanno anche abbastanza paura. Ok. Allora, allora dove siamo scesi? Chi vuole scesi? Questo bel tesoro? Aspetta, 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 aspetta. Guarda. Oh, bravo. Fai andiamo. Luce, fai luce, fai strada. Che bello questo gioco. È bellissimo. Mi piace un sacco. Allora, è il gioco della vita il questo. Il tizio che ci ha dato la missione, se ricordo bene, era tra questi. Era tipo secondo team. Me lui. Come si chiama? Secondo me lui. Harry the Harder. È lui? Vendi forziere del navigatore. Ok, fallo. Vado. Vai. Ma non è che poi sto divano a me. No, forziere del navigatore venduto. Anche l'ho scritto lo anche da. A me. Più 95 monete. Oh, che bello. Quindi le missioni sono condivise. Io pensavo che guadagnasse o uno o l'altro. Andiamo a vedere se ci possiamo comprare qualche cosa. Allora, no. Step. No. Come no? No, 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 no. Aspetta, a parte. Abbiamo la reputazione del cacciatore d'oro aumentata. L'ho vista. Siamo arrivati a livello 2. Diventeremo ricchi. Però, Fere, non possiamo fare compere così a caso. Perché no, noi le mappe dei tesori le dobbiamo comprare. Ad esempio, in questo momento, volendo, noi possiamo prendere quella gratuita che è le scorte di Capitan Bones per la seconda volta. Okay. Altrimenti, 34 monete per le scorte dello sporco Grandi Preston. Altrimenti, le scorte del noioso Grog Mills costa 68. 68! Quindi, secondo me, l'investimento dei primi soldi guadagnati per trovare una mappa ancora più bella. No. No? Allora, dimmi. Facciamo una cosa. Sì. Compriamo quella da 34. Ok. E poi quello che ci avanza lo possiamo secondo spendere me in vestiti. Non ci avanza nulla. Ok. Comunque aspetta, lo compro. La compro io, la compri no, tu. No, la compro io, la compro io, okay, tranquilla. Così a te okay, ti ricordi restano i 95. Sì, infatti. Suppongo e di inoltre, sì. Corsaro d'oro, se noi arriviamo a livello 5 e siamo arrivati a livello 2 con la reputazione dell'oro, sblocchiamo l'accesso ai viaggi bellissimo, del Corsaro d'oro. Bellissimo. Che sembra una roba interessante. Ed è fatto tutto così a promozioni. Quindi stiamo facendo la fama da pirati. Adesso abbiamo fatto il nostro primo lavoro e piano piano sbloccheremo nuovi viaggi. Ragazzi, lasciateci un like. Questa è la prima volta che vedete il nostro video. Potete considerare di iscrivervi per non perdere gli altri episodi. Ciao, alla prossima! Ciao, ciao!